do il benvenuto agli amici, perché si tratta di amici chiaramente questa sera, anche se non ci conoscevamo, ma avremo tutto il tempo di portare avanti questa collaborazione. Io mi chiamo Alessandra Schettino, sono la docente dell'Ateneo e lavoro nello staff del presidente di questa università, che chiaramente vi porto il saluto al presidente. In questo momento io impegnato a Roma perché c'è Romano Prodi presso la sede Pegaso di Roma, via di Sant'Antaleo, che sta tenendo una lezione magistralis sempre sul tema Europa, economia, perché ormai ci giriamo attorno, ma questa è la svolta e l'anno cruciale, insomma, in cui anche il settennio che l'Unione Europea ha identificato come cruciale per un'inversione di tendenza. Io intanto ringrazio quelli che sono riusciti ad arrivare qui, perché oggi in contemporanea ci sono tantissime cose in città, non ultimo la presentazione anche di un libro di Ranieri, c'è Giuliano Ferrara, il ministro Orlando, insomma c'è un po' di gente. Però noi guardiamo invece i fatti nostri qui in casa e immediatamente voglio introdurre l'argomento, cioè andare subito sul tema. Parlavo prima con l'amico, come si chiama? Che ci dicevamo questa cosa importante. Vi racconto una cosa che in casa nostra di questo Ateneo, due anni fa, era il 2012, il presidente, capendo che era l'anno della svolta e avendo bisogno di soldi liquidi, chiamò a raccolta tutte le anime di questo Ateneo, che ormai conta migliaia di persone in tutta Italia, questo aveva una sede negli Stati Uniti, a New York, quindi insomma stiamo facendo il salto, dicendo: guardate, ci servono soldi per poter fare una massiccia campagna pubblicitaria per affermare il brand, e per farlo abbiamo bisogno del vostro contributo. Chiaramente abbiamo solo una strada, che voi ci doniate il 5 per 1000, e io vi prometto che questo 5 per 1000 che noi raccoglieremo sarà destinato soltanto a pubblicità, e io aprirò un ufficio che sarà disponibile per rendicontare tutto ciò che è stato speso, dal primo all'ultimo euro, per un vantaggio pubblicitario che, pensate un po', ammontato a 5 milioni di euro. Noi siamo arrivati secondi, noi piccolini, dopo la Bocconi, perché tutti ci hanno creduto, dall'usciere di Milano all'ultimo al professore più importante, quello più anziano dell'università, che poi è anche il presidente uscente della Corte Costituzionale, il professor Tesauro, ci hanno creduto tutti hanno donato il 5 per 1000, e noi abbiamo potuto fare una campagna pubblicitaria che praticamente ci ha portato, lo dicevo come dato importante, al 30 settembre a immatricolare in una sola giornata 1000 studenti. La cosa poi ovviamente un minuto dopo ci ha portato al tracollo della nostra piattaforma, abbiamo dovuto chiaramente dare nuovo lavoro ai ingegneri informatici. Però per dire che insomma comunque la raccolta fondi, la convergenza di valori ma anche di beni e soprattutto la necessità di trovare nuove fonti per finanziare la propria attività, sia essa istituzionale ma anche imprenditoriale, detta l'agenda, e l'agenda è chiamare a raccolta il più alto numero di persone. Quando? In un'epoca che si basa solo e soltanto su ciò che è social, cioè ciò che viene esteso, partecipato, virale a migliaia di persone. Lo sappiamo benissimo, immediatamente con la testa andiamo a social network, ma lui invece io riconduco un attimo la modalità anche all'ambito mio di provenienza, che è appunto quello dell'Accademia. Leggo da l'Economist che di fatto questa rivoluzione che si sta determinando, cioè la mancanza in America, la mancanza di fondi, contemporaneamente l'avanzare del digitale farà chiudere botteghe a tantissime università. Chi guadagnerà? Guadagneranno gli studenti che non hanno soldi, perché riusciranno ad accedere finalmente all'università. Noi abbiamo in America decine di migliaia di studenti indebitati, lo sapete perché in America c'è il famoso prestito d'onore. A quanto pare anche Obama sta ancora pagando il prestito d'onore per finanziarsi la sua università, gli anni di università. Comunque abbiamo decine di migliaia di studenti indebitati per andare all'università. Con il digitale chiaramente i costi si abbassano, si abbattono tantissimo, e quindi tantissimi studenti potranno accedere all'università. Uno. Due. Faranno un'enorme fortuna tutti quelli che sanno comunicare in pubblico. Li chiamano lecturers, cioè quelli che praticamente
scendono in campo e fanno una lezione informale di economia pazzesca e hanno un'aula virtuale, pensate un poco, perché Harvard ce l'ha avuta, di 148.000 studenti connessi contemporaneamente mentre un professore sta parlando. Nessuno poteva arrivare a tanto, solo la tecnologia italiana poteva realizzare questo. Drammaticamente questo significherà che tutti quelli che non si adegueranno e per la raccolta dei fondi, quindi per autofinanziarsi e perché le rette nessuno le può sostenere più, nemmeno gli imprenditori, come sappiamo qual è il cortocircuito che si è determinato, chiaramente tutti quelli che non si adegueranno per la raccolta fondi, per la comunicazione, che è un ambito cruciale, noi ancora vediamo tra i costi leggibili dei progetti europei una piccola percentuale destinata alla comunicazione, alla disseminazione. Amici, ma la comunicazione è tutto nell'impresa umana, nell'impresa dell'imprenditore che deve fare soldi, nell'impresa istituzionale, nell'impresa politica. Se io so fare una cosa bene, qui mi piace citare Bauman, se io so fare una cosa bene ma non la so raccontare, soprattutto non la so raccontare a chi mi potrà partecipare, condividere, aderire al mio progetto, io ho fallito completamente. Quindi è un ambito, voglio dire, che va approfondito. E va approfondito, perché questo è un tema che mi porta sempre fuori strada, c'è una scaletta a 5 minuti, ve le rubo, perché la cultura è l'unico elisir di lunga vita per il pianeta. Noi lo sappiamo, ormai lo sappiamo, lo vediamo dagli Atenei, per i cambiamenti strutturali c'è bisogno di cambiamenti culturali. Niente può cambiare il mondo se non la cultura. Questa è la prima cosa. La seconda è una frase molto nota, la cultura è l'unico bene che diviso si accresce e in tempi di crisi ne dobbiamo tenere conto. La terza, mi piace citare nell'ordine, uno, il calcolo delle probabilità, le assicurazioni. È il 1600 in Europa quando in una casa di aristocratici si tiene una conversazione sugli incendi che devastavano le abitazioni in quella zona. Un matematico nel 1600 dice ad un amico: guarda che se noi raccogliamo dei soldi per assicurare questi, per cercare di far fronte a questi incendi, chiaramente raccogliendo fondi da tutti i proprietari di questa zona, noi con i risarcimenti non ci rimetteremo mai con la cifra che abbiamo raccolto, cioè la raccolta sarà sempre superiore al danno che dovremo pagare per risarcire qualche casa. È praticamente l'applicazione della matematica del calcolo delle probabilità. Dal 1600 ad oggi, voi sapete, la cavalcata che ha fatto il premio assicurativo e la visione delle assicurazioni. Cosa ha fatto la differenza? Chiaramente una conoscenza matematica molto fondata, che era basata sul calcolo delle probabilità. Infatti uno dei saperi che assolutamente si deve inserire nelle scuole e nelle università è il calcolo statistico e il calcolo della probabilità, che è una cosa molto interessante che riguarda la nostra realtà. Uno. Due, Obama dice: come mai nelle competizioni internazionali i nostri studenti della scuola secondaria sono sempre secondi agli asiatici? Paga una bellissima commissione, un sacco di soldi, la commissione un mese dopo si riunisce e dà i risultati della sua ricerca e dice al presidente: caro presidente, la ragione è semplice, gli asiatici stanno a scuola più tempo a scuola del 30%, vuol dire che gli studenti asiatici sono a contatto con gli apprendimenti formali, cioè organizzati da docenti, per un tempo maggiore del più 30%, quindi una cosa che chiaramente li pone in estremo vantaggio con gli americani, che tra l'altro, voi sapete, sono molto distratti, tra virgolette, dallo sport, perché hanno questo mondo, diciamo, che cammina parallelo, istruzione e sport. Ancora, la Cina, 15 anni fa, decide di fare una riforma della scuola e non la fa come ha fatto il governo Renzi, partecipata, caricando online il rapporto del governo, la fa chiamando un americano, Howard Gardner, l'autore delle intelligenze multiple, e oggi i risultati di quella riforma sono sotto i nostri occhi. La Cina fa paura, ha un PIL che ora si sta stabilizzando, fino adesso è cresciuto in una maniera spaventosa, cioè l'Europa non posso neanche immaginare, insomma, il 50% del PIL cinese, perché ci sono anche altre, diciamo, garanzie che sono venute meno in quel sistema, ma comunque, insomma, il risultato, il cambiamento culturale l'ha prodotto. Infine l'OCSE. L'OCSE ha sempre detto, torniamo sul territorio europeo, che più cultura, maggiori livelli economici. Maggiori livelli economici,
maggiore coesione sociale. Più avanza la crisi, più vedrete la guerriglia nelle strade. Questo è un dato indubitabile. L'Unione Europea lo sa molto bene. Dei livelli standard di economia servono anche a tenere le società tranquille, non tranquille sedate, tranquille coese su un progetto di comunità. Ancora, cultura significa sapere in azione, capacità di mobilitare quello che abbiamo imparato a scuola e all'università. Ma perché? Perché adesso, oggi, tragicamente, la comunicazione è legata alla cultura, adesso andiamo a vedere perché, noi dobbiamo fare i conti, noi e anche quelli dopo che verranno, con un accumulo di conoscenze mostruoso. Noi abbiamo una rapidissima obsolescenza del sapere. Oggi abbiamo una notizia, dopo domani sappiamo che non è vera. Quindi vuol dire che si stanno accumulando conoscenze e vuol dire che non ce la si fa a stare al passo, per cui noi abbiamo bisogno di rivedere i programmi, rivedere proprio le programmazioni dei docenti, questo lo stiamo facendo per esempio in questa Ateneo, perché noi dobbiamo assolutamente evitare il mismatching, cioè il mancato incontro della domanda che viene dal mercato del lavoro e l'offerta formativa. Perché a noi ci interessa tanto la cultura per la comunicazione? Perché una buona comunicazione crea un cortocircuito virtuoso. Linguaggio, realtà, pensiero, che è un diagramma di flusso, cioè una cosa dopo l'altra, ma è anche un anello ricorsivo. Se manca chiaramente un pensiero strutturato bene, con logica ferma, manca poi la connessione con la realtà. Buonasera. E manca anche un linguaggio per poter trasmettere questa comunicazione a terzi. Quindi la comunicazione è per forza l'ambito, e non ve lo devo neanche dire perché oggi poi il presidente Renzi su tutto quello punta, la comunicazione è anche l'ambito dove si gioca la partita convergenza, adesione, aggregazione, partecipazione, democrazia reale, economia reale. Cioè c'è un mondo, di responsabilità nelle mani di chi fa comunicazione. E ancora, e torno al problema delle accademie. Le accademie e comunque le scuole, le università, tutto quello che è sul mondo della formazione anche degli adulti deve fare conti col fatto che questa convergenza è necessaria, perché questo mondo è social, cioè tende all'aggregazione, seppur virtuale, e tende all'aggregazione e non lo può fare in maniera casuale, lo deve fare in una maniera sistematica. Per farlo in una maniera sistematica ha bisogno di tutte le armi a disposizione, e lo deve fare per esempio capendo che gli apprendimenti, oggi la grande partita europea, siamo stati chiamati a dare il nostro contributo, è certificare gli apprendimenti non formali ed informali. La rete insegna, la TV ha insegnato agli italiani a parlare in italiano, la rete è un mondo che sta aiutando giovani talenti che, comodi da casa, finalmente non devono andare più all'università, si guardano tutto un mondo di lezioni da Harvard al Sollevante senza dover muovere, naturalmente ottimizzando le risorse anche di famiglie povere, e con ciò raggiungere i vertici. Quindi noi dobbiamo metterci, la partita grossa adesso è capire che c'è anche il momento anche della co-costruzione del sapere, cioè noi dobbiamo imparare a lavorare in squadra. Nessuno può pensare di avere tutte le informazioni utili perché la conoscenza si è stratificata, e nessuno può pensare di governare una dimensione così in rapida evoluzione. Motivo per cui c'è bisogno di allargare gli agenti formativi, le agenzie formative, ed ecco che è il momento della raccolta fondi e poi tutto sommato un momento seguente all'aggregazione e anche alla condivisione di pratiche che sono formative ma della comunità, che una comunità si muove perché capisce, lo dicevo prima al collega, perché c'è qualcosa che ci può guadagnare. Per quale motivo io dovrei dare, per tornare al tema della serata, a un politico o a un partito politico i miei soldi? Perché devo capire che c'è un ritorno per la comunità di quel territorio, devo avere necessariamente le forme di trasparenza, di rendicontazione, ma soprattutto io devo capire che cosa mi dice quel partito politico, quel politico, cosa mi vuole comunicare. Quindi la partita della comunicazione è una partita enorme. E poi ancora, che
cosa significa una comunicazione, l'ultimo passaggio perché questo è importante, una comunicazione efficace significa più economia reale, perché significa nel caso della raccolta fondi, se io sono stato in grado di arrivare a voi, fondi, soldi, quello che io mi proponevo di raccogliere in una serata, in una giornata, in un programma, e quindi possibilità di mettere in atto chiaramente un programma politico. Uno, due, coesione sociale, certo, perché l'aggregazione ha sempre fatto bene agli uomini, e la disgregazione, l'opposizione, il pregiudizio che li ha allontanati. E quindi ci sono forze centripete e centrifughe nel mondo che chiaramente portano il mondo a una specie di schizofrenia. Cosa deve fare la comunicazione? Deve tirare le somme e riportare le persone su una piattaforma di valori condivisi. L'altra volta lo dicevo con Roberto, è stato bellissimo quando l'ISIS, lo Stato Islamico, ha cominciato a decapitare i primi ostaggi, che i musulmani di Germania, di nuova generazione, siano scesi in piazza per dire noi non siamo quelli. Noi abbiamo, certo, siamo musulmani, ma non siamo assassini, perché loro sono ormai fermi, agganciati ai valori dell'Unione Europea, che non sono chiacchiere che stanno in una Costituzione, sono valori condivisi perché sono testimoniati da comportamenti. E quindi la comunicazione ha un ambito su cui esercitare, e quello successivo deve dire, come dire, la dichiarazione di intenti, un minuto dopo deve attivare comportamenti che testimoniano chi sta di fronte, che c'è qualcosa in movimento e c'è qualcosa su cui può convergere e aderire. Ed infine, più cultura, migliore comunicazione significa, torno alla Germania perché il termine è tedesco, eine bessere Weltanschauung, cioè una migliore visione della vita e in definitiva un mondo migliore, eine bessere Welt. Vi cedo la parola e con queste premesse chiaramente il piatto è ricco. La dimensione della comunicazione è una dimensione ancora, credo, molto inesplorata. Grazie Alessandra. Infatti adesso entriamo un attimo proprio sul tema di questo seminario, su perché abbiamo scelto di affrontare questo argomento nell'ambito del nostro corso. Molti di voi ci conoscono, qualcuno o qualcuno abbiamo chiacchierato in queste fasi introduttive, quindi più o meno ci conoscete. Noi ci occupiamo fondamentalmente di formazione e progettazione in ambito europeo, facciamo corsi di progettazione mirati alla realizzazione di progetti europei attraverso gruppi di lavoro costituiti proprio dai corsisti che andiamo a formare. Intavoliamo questa serie di delle occasioni di confronto, consultare, vedere, genitore, con cui appunto portiamo avanti questo ciclo di seminari che è finalizzato ad integrare quelle che sono le competenze tecniche di progettazione che formiamo nei nostri corsi con la salutiamo il professor Coppola che è un altro dei nostri protagonisti dei cicli precedenti e appunto integrare quelle che sono le competenze tecniche forma una visione d'insieme di quello che è lo scenario geopolitico ed economico europeo ed internazionale. Sulla comunicazione dedichiamo molto da tempo già nei nostri percorsi di organizzazione, abbiamo dei modelli appositi di comunicazione, definito io da Pepe Vincenzo, speriamo che riesca ad essere con noi oggi. Focalizzati sulla comunicazione sia dal punto di vista politico istituzionale, vista dal punto di vista dell'istituzione europea, il grande problema, lo percepiamo, dell'Europa, perché l'Europa viene spesso vista come la causa dell'ultimale, perché c'è un problema proprio di distanza dei palazzi di Bruxelles e delle istituzioni dai cittadini dovuti sì a tante problematiche, ma sicuramente anche problema di comunicazione che le istituzioni europee, vuol dire, c'è un certo impegno anche a cercare di risolverlo attraverso una serie di iniziative, una serie di strutture, pensiamo al gruppo DAI, pensiamo al ruolo propulsivo che dovrebbero svolgere gli enti locali, quindi anche qui ci sono tanti strumenti e tante opportunità che dovrebbero essere utilizzate attraverso una metodologia di comunicazione. Anche se proprio sulla comunicazione
c'è un problema serissimo. Juncker, prima di andare sotto inchiesta, ha detto, accusato diciamo in modo un po'. Bartolo spagnolo, no, da Renzi sulla rigidità, no? Di questi famosi soldi che stiamo aspettando per sbloccare i vari patti di stabilità, eccetera. Dice, io non sono il capo di una banda di burocrati, è un mio amico che fa progettazione europea, dice, allora vieni tu a stendere un progetto europeo, perché veramente le competenze che ti devono, bisogna mettere in campo per stendere un progetto europeo, io lo dico, è un'opera di architettura economica, di lingua italiana, di lingua straniera, cioè c'entrano tante di quelle cose che altro che banda di burocrati, cioè bisogna mettere questo eufemismo, bisogna inventare qualcosa di nuovo, una mole di documentazione micidiale. Parlavo con Roberto che il CIRA, Centro Quello Aerospaziale, ha fatto un progetto, una filiera importantissima con vari partner. Il progetto è stato approvato per Horizon 2020, due giorni dopo arriva la comunicazione che mancava una fotocopia alla, diciamo, alla documentazione annessa. Il progetto è quindi saltato, il finanziamento è saltato e uno dei partner si è rifatto anche da voltare, per dire adesso tu che non hai messo la documentazione ci paghi un danno, milioni di euro, e stiamo ancora a dire se c'è burocrazia, eccetera. Quindi anche questo, per esempio, una comunicazione corretta, per esempio istituzionale, politica, potrebbe anche andare in tal senso, non un senso demolitivo, dire non funziona questa cosa, ma un suggerimento, cioè di fronte a una documentazione, guarda, queste cose, 1, 2, 3, 5 sono ridondanti, te le ho già date sul dischetto, non te le fa andare anche sul cartaceo, per esempio. Scusami, perché comunque è un mosaico di cose, diciamo, da conoscere, in cui orientarsi. Sicuramente interessante, è appunto quello che nel nostro piccolo cerchiamo di fare, sia nei nostri percorsi formativi che anche nel momento come questo. Come dire, è un movimento che quasi sempre gira intorno ad un libro scelto insieme al nostro marco di cultura. Oggi abbiamo scelto il libro di Antonio La finalità della giornata è parlare di comunicazione politica in Europa, analizzando un po' le differenze tra i vari paesi, perché è quello che dicevo prima, il riferimento alla comunicazione istituzionale, ma anche dal punto di vista micro, diciamo, dei soggetti che fanno politica sul territorio. Il lavoro di Antonio si focalizza solo per questo, sul fattore di Sindaco. Sarà sicuramente prezioso per noi anche convivere con gli esperti di questo tema. Io noto una cosa in comune con la nostra attività, perché spesso si paralizza il fattore di Sindaco come si paralizza il fattore europeo, e c'è la cosa invece anche altro, un modo che non abbiamo altro, si sa se poi facciamo quello che vogliamo. Invece, come per i fattori europei, c'è tutto quello che ben conosciamo dire, anche per il fattore di Sindaco, c'è un lavoro complesso, fondamentalmente di lavoro sulle persone, sulla costruzione di un consenso che sia stato duraturo e non appunto la relazione collettiva che può essere una civiltà. Questo è un'attività con la linea di politica.